Buongiorno, siamo nella sala operativa dell'autorità portuale. Siamo qui con Ugo Vestri, che è il responsabile security della DSP del Martireno Centrale, per due ragioni. La prima è perché è importante che tutti quanti noi vediamo questa importante sala che è operativa solamente da qualche settimana. E la seconda ragione è che domani il nostro collega dirigente dell'ufficio security Ugo Vestri non sarà con noi e quindi ci dà questa possibilità di conoscere tutto quello che avverrà in occasione delle Universiadi con il video che adesso poi voi vedrete. Prima di tutto, cosa sono questa sala operativa? Qual è la funzione che svolge? Da ieri sera rifunziona la centrale di videosorveglianza e dalla centrale di videosorveglianza verranno coordinati tutti i nostri servizi per le Universiadi, quindi mi sembrava diciamo, Certo. opportuno far vedere ai colleghi che funziona di nuovo. Nel caso delle Universiadi, da qui controlleremo le forniture dei servizi, quindi guardie giurate, servizi di sorveglianza e di vivabilità che serviranno il villaggio degli atleti che fra un po' vi mostrerò. E allora, difatti, adesso andiamo a vedere dov'è che si svolgeranno le Universiadi. Ecco qua, siamo nell'area dove si svolgeranno a luglio 2019 le Universiadi. Una piccola curiosità, noi fra di noi abbiamo un collega che ha partecipato a due Universiadi, Renato Notarangelo. Ah, Quindi ottimo. questa è una curiosità che volevo dare. Allora, le Universiadi sono i giochi olimpici degli atleti universitari, quindi atleti che vanno dai 18 ai 25 anni. Quest'anno ci saranno la 30ª edizione delle Universiadi, la prima è stata a Torino nel 59 se non sbaglio. Il porto di Napoli è stato scelto come luogo dove verrà costruito il villaggio degli atleti. Il villaggio degli atleti ospiterà circa 4.100 atleti dal 28 di giugno fino al 14 di luglio. In verità ci sono un paio di giorni prima e un paio di giorni dopo per permettere agli atleti di arrivare e poi di andare via. In tutto abbiamo calcolato circa 21 giorni di ospitalità nell'ambito del porto. Gli atleti verranno ospitati a bordo di due navi. Della Una nave della costa, MSC, una nave in della costa. Costa, ai moli dal 5 al 7 della stazione marittima. Diciamo, la strutturazione dell'organizzazione è stata abbastanza complessa, stiamo ancora lavorando e proprio di ieri la delibera del commissario straordinario che nomina Adele Vasaturo, responsabile del procedimento per i lavori da farsi e me come responsabile del procedimento per quelli che riguardi, sì, per quanto riguarda i servizi di sicurezza e di vigilanza in ambito portuale. L'area che verrà interessata Dove dalle attraccheranno le navi Universiadi da è crociera? tutta la stazione marittima fino alla zona dell'Immacolata della Vecchia, quindi la zona che vedete in alto è la zona dell'Immacolatella dove oggi c'è la sbarra di accesso al porto nella zona passeggeri. Le navi ormeggeranno quindi Quindi al presso il molo 5. numero 5 e il Sì. molo numero 6 o 7 della stazione marittima. La stazione marittima di fatto verrà divisa in due: la parte di lato Beverello destinata agli atleti, la parte lato Piliero destinata ai croceristi. Naturalmente tutto questo impone delle misure di sicurezza diciamo straordinarie. Dovete pensare che l'intero porto è coperto da un piano di sicurezza che è stato elaborato ai sensi della normativa europea sulla security. Questa parte di pianificazione è uno stralcio del piano di sicurezza che diciamo, è tuttora in corso di elaborazione. La settimana prossima avremo in Capitaneria la valutazione del nostro assessment, quindi la valutazione di sicurezza che viene fatta per gli impianti portuali, verrà portata in discussione la settimana prossima in Capitaneria di Porto e poi verrà elaborato il piano. Noi già abbiamo cominciato a lavorare sulle esigenze in termini di uomini e di mezzi per far fronte diciamo, alle varie problematiche di security. E quindi, diciamo, quante persone saranno impegnate per questo evento così importante nel porto di Napoli? Allora, Prima di tutto, l'autorità portuale che tipo di impegno avrà? il primo impegno, quello più grande, è redigere i progetti ed essere responsabili del procedimento, quindi diciamo, impegnare il proprio personale nelle fasi preliminari alla gare e anche in quelle successive. Questo diciamo, è già iniziato, avevamo una scadenza al 30 novembre di consegnare i progetti di gara all'ARU, che è l'Agenzia regionale per le Universiadi.
la data è stata pienamente rispettata. Come vi avevo detto, sono stati nominati due RUP dei procedimenti e il personale nostro era impegnato in queste fasi, ma anche e soprattutto nelle fasi successive, ad esempio negli aspetti operativi, quando verrà realizzato il villaggio degli atleti e bisognerà coordinare tutto il servizio di guardie giurate e di personale di sorveglianza che verrà impegnato in ambito portuale. Ma i progetti che sono andati a gara esattamente che cosa hanno previsto? Che tipo di interventi prevedono questi progetti? Sono due ambiti. Un primo ambito sono lavori di ripavimentazione dell'intero percorso, quindi dall'Immacolatella sono circa 30.000 metri quadrati, la recinzione di tutta l'intera zona, l'installazione di nuove videocamere, posizionamento di dissuasori, di new jersey, di sbarre elettroniche, di tutto ciò che può servire alla sicurezza. Questo è il progetto lavori. Il progetto invece servizi di sicurezza riguarda il posizionamento, come vedete qua, dei gate dove ci saranno degli scanner bagagli, degli scanner persone, degli sniffer per esplosivi, per i controlli, e verranno naturalmente gestiti da guardie particolari giurate, così come previsto dalla normativa. Il tutto dovrà essere coordinato naturalmente dall'ufficio security dal responsabile Allora, tu hai detto che ci saranno quindi 4.000 atleti che arriveranno, che saranno ospitati sulle due navi da crociera. E staranno anche per un periodo abbastanza lungo, perché arriveranno dalla fine di giugno. Beh, sì. Questo in che modo influirà sulla mobilità interna al porto? Allora, in che modo influirà sulla mobilità? In effetti, se andiamo sull'immagine successiva, ecco, allora questa è la zona dell'Immacolatella. La linea blu che vedete è la recinzione, una recinzione di security, quindi bella alta, New Jersey, recinzione con osso grill alta. In questi due varchi c'è l'accesso, varco 1 per gli atleti e quindi tutti i pullman che servono il villaggio degli atleti. Sul varco 2 ci sarà il varco esclusivamente per i croceristi, quindi l'accesso pedonale può esserci anche su questi varchi, ma l'accesso pedonale verrà utilizzato un varco sul Beverello e un varco su via Cristoforo Colombo. Magari se passiamo all'immagine successiva, sì. Questa è tutta l'area dove verranno parcheggiati gli autobus che servono il villaggio degli atleti e anche le auto, le numerosissime auto che verranno noleggiate per l'evento. In quest'area verranno effettuati anche dei controlli naturalmente agli autobus o addirittura alle forniture che sono dirette alle navi. Passiamo all'immagine successiva. Dall'immagine successiva possiamo vedere che ci sono due varchi pedonali. Un varco in prossimità, dove è attualmente l'Ulivo, in prossimità di via Cristoforo Colombo, l'altro varco in prossimità del Beverello. Una cosa importante da tenere in considerazione è che l'idea di strutturare in questo modo il villaggio degli atleti e le aree immediatamente prossime al villaggio degli atleti si basa su due condizioni che abbiamo immaginato di rimanere così come sono, cioè il cantiere aperto della metropolitana di Napoli, sì. Che nella peggiore ipotesi sarà quello che è adesso, nella migliore delle ipotesi sarà ridotto, perché sì. Magari avranno consegnato altre aree. Ma l'altra condizione è il Beverello, dove presumibilmente saranno in corso i lavori di rifacimento della nuova stazione marittima. Quindi queste due condizioni le abbiamo previste nella pianificazione, nel piano. I due varchi, le aree che vedete in verde sono aree che verranno destinate al terminal crociere, cioè in quelle aree verranno parcheggiati gli autobus che servono alla mobilità dei croceristi, perché la parte della stazione marittima che dà sul lato Piliero sarà comunque utilizzata dalle navi da crociera. Per non interrompere ovviamente l'attività, è chiaro. Il piazzale posto immediatamente innanzi al terminal crociere, anch'esso è diviso in due, come vedete. La parte di destra, quindi quella che dà sul Beverello, è destinata agli atleti, la parte di sinistra è destinata alle crociere. Nella parte
probabilmente sta su un'immagine successiva. Ecco, queste sono le, diciamo, è la struttura di accoglienza degli atleti e dei crocieristi. Mm. Per innalzare il livello di sicurezza dell'intera stazione marittima, si è pensato di, innanzitutto, di dividere l'area in due. Quindi l'area lato Beverello, abbiamo detto, e accoglierà gli atleti. E quindi ci saranno 4 gate d'ingresso atleti, su ogni gate ci sarà uno scanner bagagli, un arco metal detector e uno sniffer, e poi naturalmente ci saranno le guardie giurate che fanno i controlli. Sulla parte invece croceristi è la stessa cosa, identica, ci saranno 4 postazioni di controllo, quindi tutti coloro che entrano in questi varchi sono persone che sono state già controllate. Già, Allora, entrando invece, perché poi anche forse interesserà i nostri colleghi, più nel merito di quello che noi dovremo fare, diciamo gli uffici che dovranno essere più nell'approssimarsi, immagino, dell'evento, coinvolti per far in modo che si realizzi nella migliore maniera possibile questo evento che ci coinvolge in maniera diretta, quali sono e quale parte avranno nella riuscita dell'evento? Io mi sentirei di dire che tutti gli uffici sono coinvolti, perché se ad esempio l'aspetto operativo può essere sicuramente curato dall'ufficio security, è probabile che anche in quei giorni avremo bisogno di una mano da altri colleghi, ma per esempio ci sta l'ufficio contratti, che attualmente è coinvolto, attualmente l'ufficio per contratti ci sta dando, ci ha dato una mano per elaborare il procedimento di gara. Ad esempio c'è l'ufficio Demanio, ha già cominciato a lavorare, perché la pianta di prima, la delimitazione delle aree, è previsto che tutta l'area che oggi va dall'Immacolatella all'Angioino venga liberata. Ecco, l'ufficio Demanio ha già cominciato a produrre gli atti affinché quell'area venga liberata dagli attuali concessionari. Ci sono le segreterie, diciamo tutti, perché è un evento così importante, fra l'altro. Diciamo la prima volta che ci cimentiamo in una cosa del genere. In passato abbiamo avuto il Sidred Med, il Papa, ma sono passati più di dieci anni, quindi è tanto tempo. Poi il Sidred Med non è un evento, diciamo, di rilevanza. Sono 170 paesi, diciamolo, 170 paesi i paesi che, diciamo, gli atleti a un evento del genere, quindi saranno televisioni, Napoli sarà, la Campania sarà sotto riflettori. Gli riflettori, e naturalmente il posto che ospita il maggior numero di atleti, che è il porto di Napoli, sarà... E quindi diciamo che per noi è anche un'occasione questa, per questo noi dobbiamo sentire questo evento come importante per noi, perché è l'occasione per mostrare al meglio le capacità che ha anche l'autorità portuale di gestire un evento così complesso, no? Sì, ritengo che sia un'occasione, quantomeno un'esperienza sicuro, ma soprattutto anche una vetrina per il porto di Napoli. Che è stato scelto come località per far alloggiare gli atleti. È una bella sfida, interessante, proprio perché fra l'altro, diciamo, siamo in corsa contro il tempo. Il primo impegno che era stato preso, quello che ricordavo del 30 novembre, è stato mantenuto. Speriamo di mantenere anche gli altri. Devo dire la verità che questo primo impegno del 30 novembre gli uffici hanno collaborato tutti quanti, cioè abbiamo avuto da parte di tutti una grande collaborazione, una grande intesa anche con l'Agenzia Regionale per l'Università. Naturalmente gran parte di tutto questo è anche il concessionario, ecco per questo il collegamento poi al Demanio, il concessionario che termina a Napoli, perché naturalmente il peso maggiore ce l'ha anche termina a Napoli, perché dovrà accogliere anche lui questi atleti, perché all'interno della stazione marittima c'è un'ulteriore divisione, la stazione marittima è di fatto divisa in due blocchi, atleti e crocieristi. Quindi, e questo comporta ad esempio il posizionamento di pannellatura antisfondamento, cosa, diciamo, che rientra nelle procedure che sta facendo la nostra area tecnica. Va bene, allora. E volevo dirvi una cosa, diciamo, oggi siamo qui e vediamo le immagini proprio perché i tecnici della nostra area tecnica hanno fatto un grande lavoro con la centrale di videosorveglianza. Oggi funziona perché loro hanno lavorato tantissimo Quindi li ringraziamo. Affinché oggi funzionasse. Quindi li ringraziamo tutti quanti.